Non ci sono solo le lacune che riguardano la viabilità e che hanno decretato la bocciatura da parte della provincia di Cremona del progetto della ditta Roncelli di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi a Cappella Cantone. Su questo tornerà domani il Tribunale amministrativo chiamato a deliberare su ricorso. Ci sono altri aspetti che rendono inammissibile la realizzazione del progetto e sono di natura legale ma anche ambientale. A sostenerlo l'avvocato Elia Di Matteo al fianco della Lameri Cereals, che ha presentato invece un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica affinché la decisione possa chiudere definitivamente la vicenda con un DPR forte di una sentenza già emessa in Consiglio di Stato contro la discarica. Il signor Lameri, che io rappresento da 7-8 anni, ha espresso il desiderio di rivolgersi a un giudice terzo e super partes, qual è il Presidente della Repubblica, al quale abbiamo chiesto una cosa molto semplice: che quel terreno, dopo uno sfruttamento ultraventennale come cava, poi tentato di sfruttare come discarica, come in atto, sia definitivamente restituito alla sua vocazione di produzione agroalimentare. Dalla nostra c'è la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, la numero 263 del 2015, con la quale si è stabilito che in quel territorio non possono essere costruite nessun tipo di discarica di rifiuti, tantomeno di rifiuti speciali, seppure non pericolosi. Quindi non è vero che le difficoltà riguardano solo l'accesso, l'ostacolo alla discarica. Quel sito è inidoneo per fattori ambientali, territoriali, e non solo per questioni di carattere attinenti alla sicurezza del traffico.